squadra del cuore. E scusami se faccio troppo rumore. C'è il secondo tempo, no, non è finita. Intanto puoi parlare con la tua amica. Un giocatore diretto verso la porta. E la nostra difesa che sembra morta. Ma dove si va a prendere fiato? Dopo che ha urlato, fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti, ma che cavolo urlate? Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia dopo un po'. Torna quella stima, tutti amici come prima, lo so. No, 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 no. Non ci voleva quel fallo, no! Non ci voleva quel cambio, no! L'allenatore cosa sta pensando? E adesso l'arbitro a cosa sta fischiando? Mi guardo intorno, amore, dove sei finita? Stai guardando la TV con la tua amica. Credevo fossi fuori a prendere un po' d'aria, invece stai tifando per la squadra avversaria. Ma dove si va a prendere fiato? Dopo che ha urlato, fa un caffè. Un giro intorno al tavolo, seduti, ma che cavolo urlate? Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia dopo un po'. Direttore, oggi si comincia ufficialmente la stagione 2014-2015. Il Bassano ha già presentato nuovi acquisti. A che punto è in questo momento la rosa del Bassano? Beh, abbiamo iniziato oggi. La rosa non è ancora completa, questo indubbiamente. C'è qualcosa da completare, però siamo, direi, già a buon punto. Il primo obiettivo era quello di confermare un po' il gruppo della passata stagione che è stato fatto, quindi adesso dobbiamo inserire un paio di pedine che ancora ci mancano, però siamo all'inizio della stagione, quindi un po' di tempo ancora c'è. Stiamo assistendo al primo allenamento, abbiamo già sentito Antonino Asta molto deciso, ha parlato con tutti, insomma è un allenatore che dà un segno importante a questa squadra. Beh, è chiaro, per noi il primo passo da fare era quello di scegliere l'allenatore. Sono convinto che abbiamo scelto quello giusto, con la giusta mentalità, che ha voglia di insegnare calcio, però che pretende disciplina e una grande abnegazione e cultura del lavoro. Quindi questo è stato il primo passo. Adesso vedremo di volta in volta cosa fare. Ieri la presentazione di Asta ha detto che bisogna dimenticarci quello che è successo l'anno scorso, rimane nella storia del Bassano. Siamo già pronti a un nuovo campionato che sarà comunque molto duro, no? Sì, non è che si deve dimenticare, il senso era quello di non cularsi sugli allori. Cioè, adesso quello che è stato l'anno scorso è stato bellissimo, abbiamo fatto un grandissimo risultato, però è passato. Adesso riparte una nuova stagione e quindi bisogna rifare sempre bene e riproporsi come abbiamo fatto l'anno scorso. Un Bassano che per la prima volta nella storia giocherà derby importante contro Vicenza, forse Padova, insomma un campionato veramente bello per questi bassanesi. Beh, è chiaro, è un campionato bello che speriamo che i bassanesi seguano numerosi, perché abbiamo bisogno del loro apporto, del loro sostegno, quindi speriamo veramente che ci seguino. Ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia dopo un po'. Torna quella stima, tutti amici come prima, lo so. No, 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 no.